Allora ragazzi, lui è Giacomo Tesini, è stato il nostro contatto con gli Spia, è stato gentilissimo, è venuto a incontrarci a Carpi, è un violinista chiaramente eccezionale, lo sentirete questa mattina. Suoniamo insieme a maggio. Esatto. Di solito quando ci sono i ragazzi delle scuole, noi proviamo un po' a parlare, a spiegare la musica. Questa mattina non possiamo farlo per motivi di tempo, perché? Perché le cose che leggiamo adesso, che suoniamo adesso per la prima volta, ne faremo in concerto questa sera. Abbiamo provato a fare quello che facevano i musicisti di 300 anni fa, i vostri colleghi musicisti di 300 anni fa. Cosa succedeva? Che il compositore arrivava con le parti appena scritte, proprio con l'inchiostro sopra, ancora fresco, le dava ai musicisti e diceva: ho appena scritto questo. Prendete, le metteva sulle G, loro lo suonavano un pochino e la sera lo facevano in concerto. Perché la musica è divertimento, la musica è divertimento. Leggevano la cosa scritta dal compositore, questa volta un compositore austriaco famosissimo che si chiama Haydn, e proviamo a fare l'esperimento di provare a leggerlo per la prima volta questa mattina e a suonarlo questa sera. È chiaro che probabilmente il risultato non sarà di perfezione tecnica assoluta, non è quello che stiamo cercando, no? È trovare un'idea e un linguaggio, come cercare di parlare tutti la stessa lingua, che è la lingua di questa sinfonia, è la lingua di questa musica, e provare a essere molto flessibili e a risponderci, ad esempio se i primi violini propongono qualcosa, qualcosa piano, qualcosa più veloce, qualcosa più forte, rispondere immediatamente, non l'ho studiata così e la suono così, no, sono flessibile a qualsiasi cosa attorno a me cambi. And whatever note we think about, so that it sounds really, really shocking. Can we try it once? Yeah. That 32 then, it's with those rests, I think that might be why I found it. Yonk, that we shall feel, it's not just down, boom, 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 yonk. Yeah. Oh.
Perché questa cosa? Santiago ha suggerito un esercizio interessante. L'accordo che Haydn scrive non è naturalmente quello che abbiamo suonato adesso, che è con note a caso, non è questo. È un altro, che per gli ascoltatori del Settecento era scioccante, per noi non lo è abbastanza, per cui per studiare abbiamo provato a dire sostituiamo questo accordo con delle note shock, quelle che avete sentito, e vediamo quello che poteva essere la reazione del pubblico di allora. Questo è stato l'esperimento. Very small and very quickly aborted somehow. And, new tempo, I mean not completely new, but I had the impression that when we played it, it got faster and faster every time, and maybe we should not create the impression as if... E se sono sufficienti gli incontri che fate per ottenere un buon rapporto? Rapporto umano o rapporto... No, rapporto, qualsiasi rapporto, umano, musicale. Beh, di solito ci incontriamo per una settimana per provare un brano di 20 minuti, per cui è molto più che sufficiente per quel che riguarda il brano. Dal momento che non abbiamo il direttore d'orchestra, come potete vedere, tutto il lavoro, diciamo, di organizzazione musicale, cioè di dare un senso alla musica che stiamo suonando, non solo andare insieme, ma riuscire a capire perché questa cosa, cosa significa questo, che scelta prendiamo qui, quanto facciamo veloce questa... Tutto quel lavoro non lo fa un direttore, lo fanno 36 musicisti, per cui ci vuole molto più tempo. Vi volevo chiedere per voi che cos'è la musica. È un linguaggio, diciamo. È un linguaggio che da un certo punto di vista è universale, perché con la musica si riesce a comunicare, si riesce a suonare insieme anche senza usare le parole. Da un altro punto di vista no, è un linguaggio che non è vicinissimo a noi, soprattutto la musica che suoniamo. Dipende, no? dalla musica. Dipende dalla musica che suoniamo. La musica che stiamo suonando è musica vecchia, questo dobbiamo rendercene conto. E quindi bisogna fare in modo che sia comprensibile. And it's so strange to hold it back. I mean, no, we wanted to try one version where we close it in a way that they could even close here. I don't know. To really feel tararara, rorira, close it and then. Okay. This new. Just to learn a breath to start again. Conosco un pezzo di Mozart. Qualcuno lo conosco, sì. Sì. Infatti l'ho portato con me. E anche l'altro Cesi Marciano, conosci? Sì, anche Cesi Marciano, l'ho frequentato da giovane. Frequentato anche il preludio di Bach? Sì, non tutti. Però tutti. Quando suonavo il pianoforte, sì. Bisognerebbe chiedere a Federico. Beh, sono felice di essere qui. Bene, siamo felici anche noi. This third theme is getting maybe too slow now. No. And every time the same, very slow.
Perché il problema è che noi siamo fino in fondo, cioè, e suonando questo battere c'è bisogno di un pelino di tempo in più per attaccare, forse. Or let's play without stopping, but now knowing this, maybe. Quali sono le vostre principali tappe dove vi esibite? Qui è un posto principale. È il posto principale, sì, perché è un po' la nostra casa. E da 4 anni ormai veniamo a Formigine e ci sentiamo proprio molto a nostro agio. Quindi questo direi che è il nostro campo base. Dopodiché abbiamo suonato in tanti posti diversi, dai più piccoli paesini di montagna, nascosti a grandi città, anche all'estero. Diciamo che noi ovunque andiamo cerchiamo un po' di creare la nostra dimensione, quella che hai visto stamattina, no? Di poter lavorare con calma, così. Poi cerchiamo di farlo a Londra, come a Formigine, come a Roma. A volte funziona meno, però noi cerchiamo quella dimensione lì ovunque andiamo. Quando è stato il vostro primo concerto come orchestra? Il nostro primo concerto come orchestra è stato proprio il primissimo progetto, nel settembre 2007. Ci siamo trovati prima con gli archi, casa mia al mare, una casa vicino a Livorno, tutti dormivamo sul pavimento, diversi così. Abbiamo provato prima con gli archi e poi ci siamo incontrati insieme ai fiati in un paesino vicino Firenze, Vicchio, dove è nato Giotto, l'altro, dove c'è un teatrino, fra l'altro molto bellino perché è proprio un vero teatro di legno con un'acustica bellissima, e abbiamo fatto 2 giorni di prova lì, e però non avevamo un concerto in programma perché noi ci eravamo dati questo appuntamento solamente per provare, e solo che poi avevamo scelto una sinfonia, che è la seconda di Beethoven, abbiamo lavorato su questa sinfonia e insomma in quei giorni in cui lavoravamo insieme avevamo costruito un'idea di questa sinfonia e volevamo suonarla per qualcuno. Per cui siamo andati un po' per le strade del paese, abbiamo raccolto le persone, le abbiamo portate dentro il teatro e abbiamo suonato così per le persone. Cioè non era un concerto organizzato, ma lo abbiamo un po' improvvisato, e quello è stato il nostro primo concerto. How and the development starts with the silence, then developing the coda, then color. Exactly, this could be a second thing. Yeah, that's correct. It's very strange, the form of this. Yeah. Sorry. So that we then can really play the other diminished chord with the right intention. Actually, now we all expected that. I mean, already knew this.